Ciao a tutti, allora, altro video, questa volta vi faccio vedere un ordine di cui sono molto soddisfatta. È un ordine effettuato sul sito di Mulac, quindi della Sindina. Io vi volevo dire questo, voglio fare una premessa stavolta. Allora, io sono molto contenta quando vedo che dei giovani riescano a trovare la propria strada, a investire su cose che gli piacciono e tutto il resto, quindi io sono sempre a favore del sostegno, per quanto posso, anche in piccola misura, con dei piccoli gesti, nei confronti di questo tipo di iniziative, tanto che nel passato ho comprato anche cose della Nabla, di Mr. Daniel Makeup, e le sto usando, le uso e sono contenta di averle, e faccio complimenti a tutti questi ragazzi così bravi e creativi. Io stavolta devo fare una critica, però non è una cosa che faccio con cattiveria, lo faccio in quanto recensione. La critica va al sito di Mulac. Io ho avuto grossissimi problemi a ordinare dal sito di Mulac, tanto che stavo quasi per rinunciare all'ordine. Allora, era i giorni in cui c'erano i saldi, quindi non so se c'era molto fermento, i problemi di acquisto erano legati a quello, oppure se è un problema che c'è sempre. Voglio provare a spezzare una lancia in questo senso nei confronti di Mulac, perché ho usato il sito una sola volta. Riproverò in un futuro, a me piacciono molto i prodotti che fanno, quindi probabilmente qualcos'altro, soprattutto qualcos'altro rossetto lo vorrei prendere. Fra l'altro, siccome appunto erano i giorni di saldi, sì, alcuni rossetti erano terminati, quindi mi farebbe piacere acquistarli in un futuro. Però il problema del sito era molto semplice, cioè io mettevo delle cose nel carrello, quando arrivavo a evadere l'ordine nel carrello non c'era quello che avevo scelto, quindi io dicevo boh, forse all'inizio sbagliavo, facevo il carrello, riniziavo da capo, arrivavo a evadere l'ordine e non c'era quello che volevo nel carrello, o c'erano prodotti che non avevo proprio scelto, o c'erano prodotti in più, o soprattutto c'erano prodotti in meno. Quindi questa cosa l'ho fatta prima nel primo pomeriggio, ho fatto e rifatto sto carrello almeno 10 volte, poi a un certo punto ho detto vabbè, forse è un momento sbagliato, sfortunato, lasciamo perdere. Ho riprovato in tarda serata, però il problema rimaneva. E quindi niente, sostanzialmente io non so se è un problema c'è sempre, se è un problema che ho avuto solo io, se è un problema dovuto al fatto che fossero i giorni dei saldi, però volevo segnalare questa cosa anche come consiglio, perché io a un certo punto ho detto vabbè basta, non ordino perché cioè, non riesco a prendere quello che voglio, lasciamo perdere. Poi ho insistito, ma veramente ho dovuto rifare sto carrello un sacco di volte, perché continuavo ad arrivare lì e a vedere che non c'era quello che volevo. Ditemi se è una cosa è successa anche a voi, oppure è una cosa mia, è stato un caso mio e basta. A parte questo problema, io mi sono trovata bene con Mulac, l'ordine è stato fatto, è stato velocissimo arrivare. Io, dato per scontato che voi sappiate cos'è Mulac, chi è la Sindina e il resto, se volete aggiungo questa parte. Il sito di Mulac, la Sindina e anche Mr. Daniel Makeup con Nabla sono due youtuber che poi sono riusciti con il tempo a creare le loro linee cosmetiche. Vi lascio sotto il link di entrambi, così li potete andare a vedere. E quindi niente, Mr. Daniel Makeup ha alcuni tipi di prodotti e si sta espandendo, ha fatto da poco il mascara, io ho provato un rossetto, un blush, una matita per il contorno labbra trasparente, la matita occhi la sto usando ora, è buonissima, ho provato e finito il correttore. Io trovo i suoi prodotti molto validi e la Sindina invece ha fatto un'altra linea di make-up, è partita con una palette di ombretti, poi ha lanciato una serie di rossetti e ora proprio negli ultimi giorni ha fatto due palette di
illuminanti e terre, una in polvere e una in crema. Tra l'altro io ho visto e c'è stata un po' di polemica sui prezzi e quant'altro, ma io non voglio entrare in merito a questa cosa. Dico solo che nessuno costringe le persone a comprare un prodotto se una cosa ti piace e ha un prezzo che vuoi comprare, la compri, se no, no, cioè non è obbligatorio. Il pacchetto, come vedete, non ha un imballaggio perché quando è arrivato mia mamma l'ha aperto, quindi niente, non credo che fosse sicuramente imballato meglio con qualcosa che lo incellofanava, su cui c'era sicuramente un indirizzo di spedizione, però non so esattamente come arriva il pacco perché appunto io l'ho trovato così. Vi faccio vedere cosa ho preso. Allora, questo è il contenuto, io non l'ho ancora aperto, l'ho lasciato così. C'è una cartolina con 15 euro da spendere su Zalando. Allora, io vi dico che avrei voluto comprare come rossetti che non erano più disponibili. Fenicottero, che è un rosa scuro, è un fucsia però più violaceo. Mi sarebbe piaciuto comprare Wonka, che è un marrone rosso. I colori della linea sono molto originali e a me piacciono molto. E sinceramente li proverei volentieri anche tutti. Ovviamente ci sono dei colori un po' pazzi come il verde e il blu. Anche qui ho sentito tante polemiche, tante critiche, tanti discorsi. Ribadisco lo stesso concetto, cioè nessuno obbliga a comprare niente a nessuno, quindi se vi piace l'idea lo prendete, se non vi piace l'idea non lo prendete. A me personalmente piace l'idea, nel senso che non so se avrei il coraggio di andare in giro con un rossetto di un colore molto inusuale, però mi piace l'idea di un'innovazione nel make-up. Penso che anni fa, per esempio, non usavano gli smalti colorati, andare in giro con uno smalto blu era una cosa impensabile. Ora invece tutti quanti ci vanno e viene accettato sempre più anche sui posti di lavoro, non sempre, ve lo dico anche per esperienza diretta, però spesso e volentieri invece a colori anche particolari vengono apprezzati. Le nail art sono una novità oggigiorno, cioè fino a qualche anno fa non usavo andare in giro con delle unghie di mille colori e con mille robe appiccicate sopra. Quindi niente, a me piace l'idea che il make-up evolva. Questo non vuol dire che domani mi vedrete in giro con un rossetto blu, però magari in alcune occasioni può essere divertente. Infatti, fra i tre colori che ho preso, alla fine ho deciso di prendere anche il viola. Non il blu, ho preso il viola fra i due. Vi faccio vedere, ho preso tre rossetti. Io volevo anche un altro colore, ecco, che mi ricordo che mi sarebbe piaciuto molto provare, era Marilyn, perché è un rosso veramente molto bello, io sono affascinata dai rossetti rossi. Però anche quello era finito, quindi come rosso ho preso l'altro, ho preso Pretty Woman, poi ho preso Sorbet, che è un rossetto che mi è piaciuto tantissimo quando l'ho visto, l'ho trovato un colore molto particolare e non visto, e poi ho preso Palto, quindi il numero 4, 5 e 10. Allora, i rossetti arrivano nella scatolina di carta. Sono così e il rossetto, ora mi dispiace, oggi è una bruttissima giornata, piove e non è certo la miglior luce possibile. Comunque il rossetto è di questo colore qui, è questo colore arancione pesca, però con una sfumatura veramente particolare, sono curiosa, molto curiosa di provarlo. Poi magari vi metto delle foto e quant'altro e vi dirò come mi sembrano. Mi ricordo un'altra polemica che ho sentito è l'odore. Allora, l'odore è un odore di rossetto classico, secondo me, un po' più
tal caso, però direi che non mi sembra assolutamente. Se non l'avessi sentito dire, non credo che nemmeno mi sarei messa ad usarlo e non credo l'avrei notato particolarmente. L'odore c'è, si sente, però non mi sembra una cosa così strana. Poi ho il numero 5 che è Pretty Woman, che è un rosso. È un rosso veramente molto bello anche questo. Io sono curiosissima di provare i rossetti. Quando ho visto i rossetti ho pensato subito che li volevo comprare. Ha lo stesso odore, tra le altre cose. Ora vi dico dell'odore perché appunto ho sentito un sacco tutti che parlano di questo odore dei loro rossetti, ma bene. E poi proprio per l'idea di avere un rossetto particolare, eccetera, eccetera, una cosa così che secondo me in alcune occasioni è una cosa particolare, che è anche per appunto dimostrare il mio consenso per questa tipologia di prodotti, ho preso Palton, che è viola, è proprio viola questo. Io sinceramente penso che proverò a mettermelo l'ultimo dell'anno. Vediamo cosa succede. Se la gente sviene. Allora, i rossetti io li ho pagati, erano appunto i giorni dei saldi. Io li ho pagati 9,50 euro. Allora, se non ricordo male, in realtà i rossetti costano sugli 11 euro. 11,90 euro, il prezzo esatto non me lo ricordo, e anche su questo io ho sentito molti che criticavano il prezzo di questi rossetti. Ora io sul prezzo dei rossetti vi dico che secondo me non è neanche alto, nel senso che se andate a Gardenia e guardate i rossetti, sono 12 euro il rossetto, non è un prezzo stratosferico, non è neanche un rossetto e vi viene lanciato dietro. Però insomma non è inaccettabile. Questa è la linea, sono 12 rossetti, sono un paio di nude, skin e mousse, Wonka che è questo marrone cioccolato, Sorbet che ho comprato, Pretty Woman che ho comprato, Marilyn che era finito e secondo me è veramente molto bello questo color ciliegia. C'è Lily che devo dire è l'unico che invece non mi ispira molto perché credo che mi sarebbe male. Shock, che è un color fucsia, e Flamingo, che invece mi sarebbe piaciuto molto provare, ma anche questo era finito. Insieme a Sorbet, Flamingo era quello che mi aveva subito colpito quando ho visto la linea che volevo comprare. Pulp, che ho comprato, e poi i colori forse più particolari, insieme forse a Pulp Guy, che è il blu, e Hope, che è il verde. E poi ho preso la palette degli ombretti perché non ne ho assolutamente bisogno. Infatti ho tentato di non comprarla perché io ho tantissimi ombretti, ho veramente una spissa infinita di ombretti. Non li finirò in tutta la mia esistenza, nemmeno se vivo fino a 100 anni riuscirò a finire tutti questi ombretti. Però quando ho visto era sconto, io ero troppo curiosa di provarla, ero troppo incuriosita da questa linea e quindi alla fine l'ho presa. La palette è bella, è veramente bella come packaging, ha questo damascato veramente bello. C'è il sito che vabbè, come vi ho detto, vi lascio sotto. E poi abbiamo la palette con super specchio, spero che. E poi abbiamo gli ombretti e un eyeliner. Sono dei colori veramente bellissimi a vederli così. Ci sono i due colori bianco. In realtà questo non è un bianco, questo è un color pelle, diciamo, è un bianco perlato, un bianco sporco perlato, nero, bellissimo con un sacco di riflessi. Bronzo, color terra, direi, terra di Siena, terra bruciata, caffè, marrone scuro, questo è un giallo plush,
arancione flash, un viola, questo blu con tantissimi brillantini, rosso, un rosso fragola, un verde bosco e quest'altro che direi forse lo definirei più che altro rame. Mi piacciono molto questi colori perché secondo me sono abbastanza non visti, sono abbastanza nuovi comunque. E prima che me ne scordi, mi stavo scordando la palette. Che normalmente costa, mi sembra, sui 33 euro, 33,90. L'ho pagata 23,90, che secondo me è stato un ottimo affare. E niente, quindi direi che con questo è tutto. Se mi viene in mente altro, ve lo faccio sapere, ve lo scrivo sotto. Se avete domande, fatemele pure. Vi mando un saluto. Ciao! E poi ho preso la palette degli ombretti perché non ne ho assolutamente bisogno. Infatti, ho tentato di non comprarla perché io ho tantissimi ombretti. Ho veramente una spilza infinita di ombretti. Non li finirò in tutta la mia esistenza, nemmeno se vivo fino a 100 anni riuscirò a finire tutti questi ombretti. Però, quando ho visto era sconto, io ero troppo curiosa di provarla, ero troppo incuriosita da questa linea e quindi alla fine l'ho presa. La palette è bella, è veramente bella come packaging, ha questo damascato veramente bello. C'è il sito che vabbè come vi ho detto vi lascio sotto e poi abbiamo la palette con super specchio, spero che. E poi abbiamo gli ombretti e un eyeliner. Sono dei colori veramente bellissimi a vederli così. Ci sono i due colori bianco. In realtà questo non è un bianco, questo è un color pelle, diciamo, è un bianco perlato, un bianco sporco perlato, nero, bellissimo con un sacco di riflessi, bronzo, color. Terra, direi, terra di Siena, terra bruciata, caffè, marrone scuro, questo è un giallo flash, un arancione flash, un viola, questo blu con tantissimi brillantini, rosso, un rosso fragola, un verde bosco. E quest'altro che direi forse lo definirei più che altro rame. Mi piacciono molto questi colori perché secondo me sono abbastanza non visti, sono abbastanza nuovi comunque. E prima che me ne scordi, mi stavo scordando la palette che normalmente costa, mi sembra, sui 33 euro, 33,90. L'ho pagata 23,90. Che secondo me è stato un ottimo affare. E niente, quindi direi che con questo è tutto. Se mi viene in mente altro, ve lo faccio sapere, ve lo scrivo sotto. Se avete domande, fatemele pure. Vi mando un saluto. Ciao!